Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Signor Presidente del Consiglio, sulle politiche del lavoro lei si è presentato agli italiani, a nostro parere, illudendoli sul fatto che questo è il governo del fare poco e niente. Perché ad oggi lo stiamo vedendo, lo vediamo anche dai provvedimenti che stanno arrivando in aula, poco per i disoccupati o quasi niente, nulla per i giovani, nulla per le aziende. Fuori dai confini ci vedono come il paese del Bengodi, dove tutto si può, tutto è possibile, tutto si potrebbe fare. I dati del lavoro, il Ministero del Lavoro ci dice che in Italia ci sono 2 milioni di lavoratori stranieri e di questi 2 milioni ci sono 400.000 lavoratori stranieri disoccupati. Sono veramente tanti, sono tantissimi. E quindi la novella che ci raccontavano fino a qualche anno fa, che gli immigrati vengono in Italia e fanno quei lavori che gli italiani non fanno più, in questo momento non regge più. E quindi quali sono i rischi? I rischi sicuramente sono due: ammortizzatori sociali insufficienti, perché non si riesce a pagare tutti, e poi un rischio criminalità, perché in questo momento dove non c'è lavoro, nelle zone dove non c'è lavoro, nei quartieri, nelle aree dove non c'è lavoro, c'è un grandissimo rischio criminalità. Noi riteniamo che in questo momento di difficoltà economica bisognerebbe pensare magari prima a tutte quelle donne che hanno versato contributi e non hanno raggiunto la sufficiente numero di anni per vedersi riconosciuta la previdenza, e a queste persone non gli vengono nemmeno restituiti i soldi versati, malgrado abbiano contribuito all'INPS. Bisognerebbe pensare al costo sociale che ha anche l'immigrazione nel nostro paese, che è sicuramente superiore rispetto alla quantità di contributi versati dagli stessi immigrati, e bisognerebbe rimettere un principio sano di precedenza dei cittadini del nostro paese, che bada bene, non è esclusività ma è precedenza, e riteniamo che le risorse a disposizione, se ce ne sono, devono essere impiegate in primo luogo per andare a sanare quelle ingiustizie, invece di pensare sempre agli ultimi arrivati. La nostra proposta di utilizzare almeno in parte i fondi per gli immigrati per aiutare i comuni nelle attività a favore della sicurezza, come la videosorveglianza e le altre possibili azioni per tutela ai cittadini rispetto alla criminalità, non sono state nemmeno messe alla discussione. Si vuol fare un fondo immigrati a prezzo di togliere il fondamento di qualunque rimpatrio e dei risarcimenti dalle vittime di mafia. Svuotare questi fondi è sbagliato e colpevole. Ci sono molte altre risorse da aggredire, pensioni d'oro e tanti altri privilegi. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.